Benvenuti a Medicina 33. Le malattie della tiroide. Sono milioni le persone che in Italia ne soffrono. Fra tutte, la più frequente è l'ipertiroidismo. Vediamo come viene curato. È iniziato tachicardia, quindi senso di stanchezza, non riuscivo a camminare, non riuscivo a fare più niente in sostanza. L'ipertiroidismo può comparire anche così. Per Francesca, 39 anni, all'inizio è stato un bello spavento. Dopo gli esami ha però scoperto che il suo cuore in realtà è perfettamente sano. Il problema invece era proprio la tiroide. Riconoscere l'ipertiroidismo è semplice nel caso del morbo di Basedow. Il soggetto colpito è in genere una giovane donna che presenta una sintomatologia molto manifesta, tremori, dimagrimento, insonnia, senso di agitazione. Qualche volta si ha esoftalmo, cioè una protrusione dei bulbi oculari con arrossamento degli occhi, e qualche volta è presente anche un ingrandimento diffuso della ghiandola, il gozzo. Quando i sintomi sono così eclatanti, basta un semplice prelievo di sangue per confermare l'aumento degli ormoni tiroidei. Con un'ecografia si studia invece un eventuale ingrossamento della tiroide o la presenza di noduli. Nelle persone più anziane la forma di ipertiroidismo prevalente è il gozzo nodulare tossico. Questa forma è più difficile da diagnosticare, la sintomatologia è molto meno evidente. Il paziente può presentarsi solo con una sintomatologia cardiocircolatoria, ad esempio l'insorgenza di una fibrillazione atriale, qualche volta con un dimagrimento che non si spiega in altra maniera. I farmaci antitiroidei sono purtroppo efficaci solo nel 30% dei soggetti più giovani e quasi mai nei casi del gozzo multinodulare. Una cura alternativa è rappresentata dalla terapia radiometabolica. La tiroide, avida di iodio, cattura l'elemento radioattivo racchiuso nella capsula. Le cellule che producono un eccessivo numero di ormoni tiroidei vengono così danneggiate dalle radiazioni e pian piano distrutte. Noi riserviamo l'intervento di tiroidectomia, la rimozione della ghiandola tiroide, in quei casi nei quali il trattamento radiometabolico non può essere applicato per le dimensioni del gozzo o per la presenza di noduli che magari sono sospetti per neoplasia.